il recupero della parte interrata dove ci sono poi gli spazi dei garage e una parte delle coperture delle facciate. Questi erano dei lavori che dovevamo già praticamente affidare, eravamo un affidamento. Dopodiché noi le vicende delle province le conoscete un pochino tutte, siamo state svuotate di risorse, non c'è stata più l'opportunità di poter intervenire, compreso poi l'aspetto anche del patto di stabilità. Allora ci siamo ritrovati con immobile senza più risorse per poter intervenire. Nel frattempo il progetto era andato avanti, perché voi pensate che in un anno, da quando noi siamo entrati in possesso del bene, siamo riusciti a fare i rilievi, tutte le ricognizioni, il progetto esecutivo e riuscire ad avere l'approvazione anche del progetto esecutivo in conferenza dei servizi, compresa la sovrintendenza, che ha avuto il parere della sovrintendenza nazionale. Quindi questo progetto è stato valutato a Roma e non a Firenze. Quindi si è chiusa la conferenza dei servizi nell'arco di un anno con l'approvazione di un progetto definitivo, con anche contestualmente la variante, siccome questo era un piano di recupero, anche la variante in comune nello stesso periodo di tempo, perché questo era un edificio militare e invece sono state accolte le destinazioni principali. Poi avete visto il progetto, abbiamo messo sul sito, insomma, tutte le destinazioni che interessavano. In particolare questo piano era un piano che doveva essere ad uso pubblico, cioè uno spazio molto aperto sui tre cortili, sulla piazza, la piazza principale, poi vedremo di circa 1000 metri quadri. Poi noi ci volevamo mettere, come ho detto prima, una parte del liceo artistico, soprattutto la parte dei laboratori, fare nuovi laboratori del liceo artistico. Poi c'erano degli uffici anche nella provincia, c'era un grande spazio per un'accademia di danza che la signora Fracci, che è anche assessore in provincia, voleva sviluppare, perché in Italia manca. Noi a questo si abbinava anche uno spazio foresteria per chi veniva nella scuola di danza, e in più, secondo il liceo artistico, oltre alla didattica, poi c'erano tutta una serie di funzioni fino all'università della terza età. Cioè, il liceo artistico, la bellezza del liceo artistico, io l'avevo visitata perché avevo questa competenza, è che apre la mattina alle 7 e chiude la sera alle 11. Cioè,